Ciao a tutti, oggi voglio rispondere a questa domanda sui prodotti di make-up, ombretti, rossetti, fondotinta, tutti quelli che in generale chiamiamo trucchi. Quando noi compriamo un prodotto siamo abituati a dare molto peso al brand, alla marca. I prodotti di MAC sono diversi da quelli di Kiko, che sono diversi da quelli di Chanel, sono diversi da quelli di Huda Beauty. Ma è davvero così? Per rispondere, dobbiamo conoscere un po' come è fatto il mercato cosmetico, perché i brand, le marche, non producono da soli i cosmetici, magari se ne producono una piccola parte, ma la stragrande maggioranza la danno in esterna. Sapete a chi? A delle aziende che se io vi faccio i nomi non vi dicono niente: Intercos, Art Cosmetics, Ancorotti. Sono sicura che a meno che non lavoriate nel settore non li avete mai sentiti. Queste aziende vengono chiamate terziste, sono specializzate nel fare i cosmetici per altri, per altre aziende. E il nostro paese, l'Italia, è leader nel settore delle aziende terziste. Pensate che in Italia si produce il 60% di tutto il make-up venduto nel mondo. 6 prodotti su 10 li facciamo qua in Italia. Quello che è davvero interessante di questo sistema è che le aziende terziste non si limitano a produrre un qualcosa che viene loro commissionato, ma fanno ricerca e sviluppo e sono loro che pensano a determinate formule, le cosiddette ricette dei cosmetici, e le vanno a proporre di volta in volta ai brand. Quello che viene fuori è che la stessa formula, quindi la stessa ricetta, lo stesso prodotto può essere proposto a brand diversi. Quando io sono stata in visita a una di queste aziende, mi hanno fatto vedere due ombretti identici, stesse polveri che però erano stati confezionati in maniera diversa per un brand super lusso e per un brand low cost. Quindi la prima cosa che impariamo è che lo stesso prodotto può essere venduto a due o più aziende. Quello che cambierà sarà il packaging, la confezione. La seconda cosa che ho imparato visitando queste aziende terziste è che anche quando le formule sono diverse, per esempio perché magari un'azienda ha chiesto una formula specifica in esclusiva, la differenza del costo di produzione di un cosmetico che viene poi venduto come low cost e di un cosmetico che viene venduto nel settore lusso è di pochissimo, parliamo di qualche centesimo a pezzo. Ma perché allora alcuni prodotti vengono venduti a 50, 100 euro e altri a 3, 4, 5 euro? La differenza la fanno il packaging, gli investimenti pubblicitari, ma anche le nostre aspettative. Chi vuole comprare il lusso, beh, vuole anche spendere. Per oggi ho finito, se avete delle domande scrivetemele nei commenti. Ciao a tutti!